Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi è una giornata ancora caldissima, l'ennesima, mi è venuta voglia di mangiare della bresaola, ma non fatta come si fa sempre col solito piatto di carpaccio. Voglio fare dei tortellini di bresaola ripieni di formaggio spalmabile tipo Philadelphia, erba cipollina, poi verranno conditi, diciamo così, con una citronette e una salsa al parmigiano che ho già fatto. Ci serviranno, allora, diciamo 100 grammi, una decina di fette, 12 fette di bresaola, il formaggio spalmabile 100 grammi, pepe, mezzo lime, un paio di cucchiai di parmigiano grattugiato, un paio di cucchiai di erba cipollina e olio. Basta, veramente molto semplicemente. Allora, cominciamo subito. Iniziamo ad aggiungere l'erba cipollina al formaggio spalmabile. In questo modo. Una volta amalgamata, aggiungo il parmigiano. Perfetto, il ripieno, diciamo, dei tortellini è pronto. Come si fabbricano i tortellini? È veramente veramente molto semplice. Allora, si prende un cucchiaino o un cucchiaio a seconda di quanto siano grandi le fette di bresaola e adagiamo sul centro un po' di composto di farcia, diciamo così. Poi chiudiamo in due e sigilliamo bene. Dopodiché chiudiamo dietro e sigilliamo bene, bene. Ecco fatto. Uno. Quindi chiudiamo a metà, sigilliamo bene e chiudiamo dietro. Eccoli, non ci vuole tanto e credetemi, sono veramente veramente belli. Adesso facciamo la guarnizione per il condimento. Allora, facciamo la citronette. Come funziona la citronette? L'abbiamo visto già più volte. È limone o lime, comunque un agrume, e olio, quasi praticamente in parti uguali, emulsionati per fare una cremina che è solo più scenica, diciamo così. Aggiungo un po' di olio. Vedete, veramente in tre passaggi si emulsiona e diventa, diciamo, di questa consistenza più vellutata. Ok, assembliamo il piatto. Allora, io ci metto un po' di pepe, ovviamente questo è a gusto mio, e se non vi piace il pepe non ce lo mettete. Poi citronette e poi la salsa al parmigiano. Vi metto qui come l'ho fatta, comunque è semplicissimo. Panna, latte e parmigiano in parti uguali, 100, 100 e 100. Ok, fate scaldare leggermente, senza far bollire ovviamente, solo scaldare il latte e la panna e aggiungete uno o due cucchiai per volta mescolando con una frustina finché non si sarà sciolto il parmigiano. Dopodiché io ci ho aggiunto un po' di noce moscata e un po' di pepe. Se il parmigiano non fosse particolarmente saporito, aggiustate semmai anche di sale, ma io non ne ho mai avuto bisogno ogni volta che l'ho fatto. Anche di questo ne mettiamo qualche goccia perché questo è veramente concentrato. Per guarnizione, ma non solo, metto qualche piccola foglia di rucola. Io tendenzialmente tutto ciò che metto nel piatto deve essere commestibile. Non mi piace mettere delle decorazioni fini a se stesse, quindi questa qui ci sta anche bene perché rucola e parmigiano
è il classico carpaccio di bresaola. Questa rucola è enorme, la divido un po'. Ovviamente se doveste prepararlo per una serata da mettere in tavola, magari come appetizer, come finger food o così, il limone, diciamo la seasonette, mettetela proprio all'ultimo, altrimenti poi dopo la carne inizia a cuocere. Ecco, questo è il piatto finito. Adesso possiamo assaggiare e io mangio tortellini e non mi brucio stavolta. Quindi, allora, prendo tutto, perché secondo me è tutto perfettamente equilibrato. Spettacolari. Sono bellissimi, sono velocissimi, sono sani, sono anche abbastanza economici, sono belli e veramente, veramente, veramente buoni. Quindi fateli e fatemi sapere. Alla prossima!